un'area di grande attesa. Perché eh, per il verdetto sulle sentenze dei processi Mediaset che vedono Berlusconi condannato in primo e in secondo grado a quattro anni di reclusione e cinque anni di interdizione dei pubblici uffici. Il palazzo è letteralmente assediato eh, dalle truppe delle televisioni di tutto il mondo per una sentenza che può avere, una grande conseguenza, eh, può avere conseguenze politiche ed è sicuramente una sentenza per un imputato eccellente. Ehm, ovviamente eh, le truppe non possono accedere ancora eh, al palazzo della Cassazione interno, dove saranno chiamate soltanto per la lettura del dispositivo, della sentenza, che però non sarà eh, oggi, eh, probabilmente domani o ancora più probabilmente, secondo gli avvocati di Berlusconi, dopodomani. Eh... All'interno, dopo la discussione di altri casi, perché la sezione feriale ha aperto la seduta odierna attorno alle 10, attorno alle 12 è iniziata la discussione della, delle sentenze relative a Berlusconi, ai 50 motivi di ricorso presentati dagli avvocati. Avvocati che hanno scelto di non chiedere alcun rinvio, quindi la sentenza, come detto, arriverà nelle prossime ore. Quali sono le che ha ehm, la eh, Corte di Cassazione, la sezione feriale, i cinque giudici della sezione feriale della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione può eh, eh, o cancellare le sentenze precedenti e quindi di fatto assolvere eh, Berlusconi oppure confermarle e quindi condannarlo, nel qual caso si aprirà poi se un secondo tempo al Senato perché la sentenza dovrà essere ehm, resa esecutiva dalla Giunta per l'immunità e dall'Aula del Senato. E la sentenza prevede eh, la condanna a quattro anni di reclusione e l'interdizione ai pubblici uffici per cinque anni. I quattro anni di reclusione in realtà eh, non ci sarebbero per Berlusconi perché tre sarebbero scontati grazie all'indulto del 2006. E uno, quello restante, non sarebbe comunque scontato eh, da Berlusconi perché eh, eh, è ultra settantenne e ha diritto agli arresti domiciliari e potrebbe anche chiedere in alternativa l'affidamento ai servizi sociali. Resta però l'interdizione dei pubblici uffici. Berlusconi decadrebbe se il Senato eh, rendesse esecutiva eh, la sentenza, decadrebbe dal eh, seggio di senatore e sarebbe incandidabile per i prossimi cinque anni. Ma in Parlamento potrebbe aprirsi un braccio di ferro e che potrebbe concludere pudersi con un conflitto sollevato di fronte alla Corte Costituzionale, tempi lunghi eh, e eh, tempi che eh, sarebbero ancora più lunghi nella terza ipotesi, quella del rinvio um, in secondo grado eh, della, da, da parte della Cassazione. La Cassazione cioè, potrebbe decidere di eh, accogliere in parte i motivi di ricorso e rinviare il giudizio in secondo grado in appello con la Corte d'Appello che dovrebbe eh, ridiscutere una parte della sentenza motivarla meglio valutare diversamente i fatti. Okay. Eh, ci sarebbe un nuovo eh, secondo grado, un probabile nuovo giudizio di Cassazione e scatterebbe con ogni probabilità la tagliola della prescrizione che è prevista per settembre 2014. Grazie, una grazie. situazione giuridicamente complessa, con esiti politici imprevedibili.